Dimmi, guardate cosa sto facendo. Sto colorando coi gessetti. Ma perché? Mi puoi spiegare perché dobbiamo fare una cosa del genere? Io non avevo proprio voglia di farmi il bagnetto oggi, Laura. Sì, perché fa troppo caldo, però dobbiamo spiegare alla piccolina perché lei non sa niente. Auri? Aurora? Mi scusi? Aurora? Si sta rovinando tutto il pavimento, Laura! Sì, lo so, ma io dato io il problema. Ma è schifo, hai fatto un disegno bruttissimo! È bellissimo! Ma che bello, mi sembra bruttissimo a me questo disegno! Una stella azzurra. Ma io non so voglio Gini, ma a casa mia le stelle sono completamente diverse. E poi non sono di certo azzurre, sono gialle. Guarda, papà, è bellissimo, sto facendo anche giallo. Hai ragione, Aurora, è stupendo questo disegno. Lo sto facendo anche io, vuoi aiutarmi? No, magari più tardi, Auri, ti aiuto più tardi, perché adesso dobbiamo fare una cosa più bella e divertente. Bellissimo, guarda. Se proprio dobbiamo, andiamo a fare questa cosa che io mi sto cuocendo sotto il sole. Sto diventando tutto rosso e sto sudando come un pazzo. Praticamente, vi spiego, Leoncini. Noi quest'oggi faremo qualcosa di davvero divertente. Faremo una gara in piscina. Chi resisterà di più dentro la piscina tra Aurora, Mike e Laura vincerà un premio. Il premio ancora non ve lo diciamo, però... Chi perderà avrà una bella penitenza. Sì, piccolina. Ma sai cosa facciamo in piscina? Dobbiamo fare tantissimi giochi. Prendiamo i gonfiagoli, prendiamo con le pistole, facciamo tutto quello che ti piace. Certo, ci stai? Aspetta, nella piscina. Oh, Aurora, ma ti sei vista le gambe? Sono completamente sporche. E papà Mike? Aurora entrerà in piscina sporca. Non se ne parla proprio, quindi Aurora e Laura adesso prendete. Lauretta, tu aiuti Aurora a mettersi il costume e Aurora vai sotto l'acqua a lavarti le gambe. Perché se entriamo in piscina così sporchi, sporchiamo tutta la piscina. Poi dobbiamo starci dentro tutto il giorno. Chissà per quanti giorni dobbiamo starci dentro in piscina. Volete stare nello schifo? Io no, non è mica uno stagno, è una piscina. Ed è sempre ben tenuta. Quindi voi andate di là e io intanto vado in piscina. Ci siamo completamente cambiati. Sì, adesso andiamo in piscina. Andiamo. Sì, Aurora. Ma perché non mi ascolta mai? Deve finire di lavarsi le mani e le gambine su quella fontanella. Papà Mike non la lascerà mai andare in piscina se è sporca così. Papà, sei pronta? Sei pronta? Sì. Scusa Aurora, ma non ho capito una cosa. E tutto questo sporco non ti sei lavata? No. E fila a lavarti allora dalla Laura. Non si va in piscina altrimenti. Fila, su. Uffa, volevo andare così in piscina. Hai visto Aurora? Sei tornata a lavarti, lo sapevo. Io papà Mike lo conosco come le mie tasche. Forza, vieni qua che ci laviamo. Troppo che fredda. Ma no, ma che fredda. Con tutto questo caldo, vieni qua, dammi le manine. Forza. Non fredda. No, esagerata. Dai anche le gambine. Forza. Brava. Laura, senti che mi sono fatta bua. Ah, ok, non ti tocco allora. Torniamo in piscina. Me lavo questa mano? Scusa, me la sono dimenticata. Vai. Adesso possiamo andare in piscina. Bene. Papà, ho finito. Dai, allora vai dentro, smuoviti. Però sai levarmi questi, ma... Quali devo levarti, scusami? Questi. I gonfiabili? Sì. Mannaggia, ma li hai messi tu i gonfiabili, Prendo io la ciambella. Sì, prenditi la ciambella. Guarda, io levo quello del filtro, che se no qua con te, sai cosa ti dico? Va fuori tutto lo sporco di nuovo. Già hai buttato i gonfiabili tutti sporchi. Allora, guarda, la piscina era tutta bella pulita. Adesso è già sporco, dobbiamo ancora entrarci. Fila dentro, muoviti. Ti aiuto, ho tanto paura. Io ti tengo fanguto. Vai, Auri. Vuoi andare giù? No, vai tu, io ti raggiungo, non ti preoccupare, no. Dai, così lenta, mannaggia, bisogna essere imperativi in questa. Dai, fa manca l'ultimo saltino, Aurora, vai giù! Dai giù l'ultimo! Dai, Aurora! Yeah! Oh, ce l'ha fatta, dai, mannaggia! E ci mette sempre 3 ore. E spostati per favore, Aurora! Spostati per favore! Dai, ti ho detto spostati! Ti ho detto spostati! Cavolo!
Dai, sali sul tuo mulino. Sali sul tuo mulino. Scherzetto. Scherzetto, Lauretta. Tantissima. Davvero? Senti che calda, Laura. Senti che calda, Laura. Aurora, sentite, sentite com'è calda. Beh, cosa stiamo qua a guardare Aurora che gira su se stessa 300 volte? Sì. Lauretta, ma puoi spiegarci adesso cosa dobbiamo fare? Ragazzi, ascoltatemi bene. Ti ho salvato la vita, mannaggia. Ascoltatemi. Dobbiamo fare una cosa bellissima. Questa famiglia di pazzi, comunque volevo dire. Dobbiamo prendere tantissimi oggetti, buttarli tutti in acqua. Scusami, ma tu vedi qualche oggetto? Non ti preoccupare, ci penso io. E poi ma da parte, cerchi di prendermi giù, brutta nana. Ma smettila. Scusa, dicevi. Poi dobbiamo vendarci gli occhi e vince chi ne prende di più. Però da vendato, perché ovviamente noi non ci vediamo. Guardate cosa ho qui. Una benda per i nostri bellissimi occhietti che venderemo. E poi tantissimi oggetti! Certo che sono tanti, perché poi noi tre dovremo cercarne il più possibile, prenderli, metterli dentro un contenitore bianco e quello che ne avrà raccolti di più vince. Ah, stavo per dimenticare un piccolo dettaglio. Tutto questo in 20 secondi. Mangiamo qualcosa. Ah, e comunque Laura, bel gioco, mi piace, qualcosa di diverso. Di solito trovi sempre sciocchezze. Per una volta penso che ti sei su... Non ho capito, scusami, cosa hai fatto? Non ho capito. Oh, scusa papà. Hai spaccato un labbro. Perfetto, io direi che questa sfida la inizia Aurora. La inizierai proprio tu, lo sai, vero? Ok, inizia. No, ma che inizia, devo bendarti gli occhi. Questa qua inizia già a barare. Ma Aurora, cosa stai facendo? Stai bevendo l'acqua dalla piscina, ma che schifo! Poi vai a fare la caca a spruzzo, che schifo! Dai, ma finiscila! Sei pronta? Vieni qua, dammi la benda che ti vendo io. Adesso tocca a te, sai cosa faccio? Devi chiuderti gli occhi e devi trovare tutti gli oggetti. Tanto tu sei scarsa. Però devo stare in piedi. Eh sì, devi stare in piedi. Cosa vuoi, andare sott'acqua? Scusami, non so, non ho capito. Direi di levare momentaneamente questi gonfiabili, quindi li mettiamo. Uno qua e uno qua. Pronta? Fermo, eh? Non devi guardare, eh? Perché tu sei imbrogliona, tu hai preso da qualcuno, sei imbrogliona. Ferma qua, noi mescoliamo tutti gli oggetti, ferma, eh? Allora, girati un attimino, metti le mani sul muro, ok, fermala. Vai, vai! Ferma, non guardare, girati, brutta imbrogliona! Siamo pronti! Sì, siamo super pronti. Aspettate, devo fare una prova, Aurora. Che numero è? Oh. 8, perfetto, ci vede. 3, 2, 1, via! Ma perché ha già preso un oggetto, Aurora? C'è qualcosa che non va? Vabbè, vai Aurora, continua! Ma è più brava di noi! Vai, Auri! C'è qualcosa che non va. Aurora li sta prendendo come se ci vedesse. Aurora, non è che tu ci vedi? No, io non vedo niente. Vabbè, facciamo finta che Aurora non ci veda. Ci sono gli ultimi 4 secondi. Vai, Aurora! Vai, prendi altri! Sta per scadere il tempo! E Stop. Allora adesso facciamo il conteggio di quanti ne ha presi Aurora. Puoi levare la benda, anche se secondo me non era molto ben messa, sono sincero. Ci vedevi per caso? No. Ah, vabbè. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 20, 21 oggetti ha preso Aurora. Grande Auri, penso che meglio di te non si possa fare. Però devo fare almeno meglio della Lauretta. Ora tocca proprio la Lauretta. Laura, tengo io il cestino. Ok, posso iniziare la sfida? No. Non c'è 3, 2, 1. Vabbè, fai 3, 2, 1 che poi... 3, 2, 1, via! Carto!
ho trovato qualche cosa. Grazie Aurora. Dove sono gli altri? Mannaggia! Sono qua vicino. Eccoli, sentiti! Ok, vado a cercarne degli altri. Secondo me queste due stanno proprio imbrogliando. Sono troppo veloci a trovare oggetti. Devo trovare una soluzione per dopo, altrimenti arrivo a perdere. Io, Papà Mike, non perdo mai. Dove sono gli altri, Aurora? Dietro di me. Però li voglio contare. Posso tirarti sulla benda? Dammi qua, conto io, sono io l'ho detto. Sì, tirati sulla benda. Vabbè, vediamo. Papà, che ti aiuto. Sì, ok. Vediamo quanti ne ha trovati Laura. Uno, due, 13. Laura ne ha trovati solo 13, quindi attualmente Aurora è in vantaggio. Mannaggia! Sta vincendo Aurora. Per ora tocca a Papà Mike. Papà Mike, sì, tanto Auri, io peggio di Lauretta non posso fare. Dai Lauretta, metti. Aspetta a dirlo. Dai. Puoi abbassarti un po' perché sono un po' più bassina. Mannaggia. Aspetta. Mi dà troppo fastidio, mi stai schiacciando gli occhi. Metti. Ma non mi importa se ti sto schiacciando gli occhi. Così è perfetto, Laura. Vedi? No. Stai imparando. Ma non ci vedevo niente. Ok, ci siamo quasi. Sì, ci siamo. Laura, sei imbrogliona, sei sempre la solita. Ora girati, e uno, e due, e girati, e girati. Ancora di più. Che numero è? Ma sei pazzo. Laura, mi hai fatto, bene. Che numero è? Che numero è? Sette. No, dai, papà. Non devo fare allora, così. Allora, il papà sta parlando. Ok, non parlo più. Aspettate perché la benda è bagnata, da fastidio agli occhietti. Che abbia inizio la sfida! 3, 2, 1, via! Aurora, prendi il secchiello, che papà deve mettere i cavalli. Ho dovuto trovare il secchiello da solo, non è giusto! Queste cose sul secchiello, ragazze! Dai! Non male, state imbrogliando! No. Siete proprio dell'imbroglione, non sapete! Siete proprio dell'imbroglione, sì, sì! Sì, lo tengo io, non ti preoccupare. È qui il secchiello, è qui il secchiello. Metterlo. Dai, è qui il secchiello. Papà, guarda che manca uno. Ma ora non devi taglierlo, devi far finta di niente. Non importa, non importa solo. Dai. Non importa, non importa. Papà, vai, che devi mettere dentro il secchiello. È qui. È proprio qui. Non male. Sì, ma con gli occhini si è imbrogliato perché hanno imbrogliato loro due, ecco. Non abbiamo imbrogliato. Sì che avete imbrogliato, perché voi stavate scappando col secchiello, io non riuscivo a mettere le cose dentro. Ma non è vero. Sì che è vero, io non. Quindi vuol dire che ci vedete. Non gioco più con voi due, no, non lo trovavo semplicemente. Oh. Adesso contiamo quanti ne ho fatti, fammi contare. Li conto io questa volta. No, conto io, sono io il giudice di questo. Allora, una, due, nove. No, che lo stai facendo? Questa qua non ti piace. 21. E in realtà ne fatti 20. Proprio uguale da Aurora, quindi. Ma non è vero! Papà Mike e Aurora sono i vincitori! Yeah! Non hai vinto, Papà Mike. Ok. Hai fatto 20 punti, non 21. Stai rosicando perché hai perso. No, perché io a differenza tua non imbroglio. Che alito, Laura, mannaggia. Io non imbroglio. No, però ho vinto io. Cosa? Abbiamo fatto 21 te e 21 io. Quindi per una volta abbiamo vinto tutti e due, ti va bene? Sì. E vai! La Laura ha perso! Sì. La Laura ha perso! Sì. Papà! Dimmi! Giochiamo a qualcosa! Ma cosa vuoi possiamo giocare? Giochiamo con i gonfiagoli! Con i gonfiagoli! Sì. Va bene, Aura, va bene! Io prendo la ciambella! Ok? Ok! Ah! Mi sono rilassato! Ok, va bene! Facciamo un'altra sfida! No. Dammi qua! L'ultimo! Che scende dai gonfiabili, vince! Quindi,
Scusa, non possiamo fare qualcosa di diverso, tipo l'ultimo che rimane senza gonfiabile vince. È più carina come cosa. Va bene, facciamo come volete, mi avete stufato oggi. Va bene, quindi hai già perso, sei senza gonfiabile. Scendi, sì, ma è gonfiabile, è mio. Prossima sfida, allora, ognuno su un gonfiabile, però io e Laura dovremo combatterci questo, quindi spalla a spalla, e l'ultimo che, il primo che rimane senza un gonfiabile perde la sfida, quindi okay. Tu sali di là, io salgo di qua. Uno, due, tre. Vai, vieni qua, dai che ci riproviamo, sali. Uno, due, tre. Piano con quel culone. Ma devi stare di schiena, no? Di culo, non ci stiamo! Siamo di schiena! Siamo sempre i soliti, Laura e papà mamma. Non cambieremo mai. Guardate io che brava, io sto giocando qua da sola. E vincerò anche questa sfida. 3, 2, 1, inizia la sfida! Oh! Allora, mi raccomando, Papà, faccio io. Esatto, lei è a parte. Mannaggia, lei è a parte. Voglio andare da questa parte. Mi sembra di essere in un motoscafo qua. Però il motore di là perde tanta aria, secondo me. Ma stai scherzando, spero. Dai. Sei te che fai scorreggina tutto spiano. No. Laura, mi sto rilassando per bene. Guarda come ti sta bene. Laura, come stai? Sto tutto bene? No, mi stai facendo male. Ma che molla. Madonna, che cicciotta che sei, Laura, sei così pesante. Ma puoi tirarti su qua, per favore? Laura, digli qualcosa. Aspetta, che devo un attimo spostare la... Per caso? Sì, sono Natalia. Aurora, ci hai fatto perdere. Vittoria. Non è giusto, ho perso. Hai perso. Posso dirti una cosa? Sei proprio antipatica quando fai così. Uffa, però ho perso anche la seconda sfida. Non sei simpatica, Aurora, quando fai così, hai capito? Mi stai prendendo in giro per caso? Tanto male, Poncino, si scappa tanto la cacca. Non vale, guarda che se esci dalla piscina hai perso le sfide, perché ne abbiamo ancora tante da fare, e chi esce dalla piscina perde. No, papà, va bene l'inizio. Beh, direi di dare inizio all'ultima sfida. La più lunga e la più difficile, solo i più forti potranno compiere questa sfida. L'ultimo che esce dalla piscina vince! Leoncini, parte il mio relax. Io potrei stare ore e ore qua. Non uscirò mai da questa piscina. Ah, io vincerò, No, voi non mi chiedete. Oh, fa un po' male la pancia. Io invento un gioco e gioco da sola. Così sono sicura che vincerò io questa sfida. E spero che loro due perdino entrambi, visto che papà Mike ha barato e Aurora no, non ha barato, però deve perdere. No! No, guarda Auri, che se esci non ci sono scuse, hai perso, sei la prima eliminata, quindi se esci sei fuori dai giochi. È vero, questa volta ha proprio ragione papà Mike, però se vuoi uscire puoi farlo, dopo tanto lo sappiamo che vinco io, forza esci se vuoi. No, io non voglio uscire, non perderla questa sfida. Voglio andare a fare subito una danza, Leoncini!
Sfida annullata, non è finito Aurora. Ma mi raccomando, voi iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti e attivate la campanellina. Laura, ti lascio, io vado a lavarmi. No, voglio andare prima io. Buongiorno a tutti, leoncini, come state? Sicuramente meglio di noi. Ma ora vi spieghiamo subito qual è la situazione. Prima di iniziare a spiegarvi tutto, però mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto. Sto tanto male. Ciao amore. Allora sì, questo è un video un pochino diverso dal solito. Allora, Aurora negli ultimi due giorni ha avuto la febbre molto 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 alta, a 39 e mezzo, quasi, 39,2, 39,3 di notte. La prima notte pensavamo fosse stanca per i carri, come avete visto al video precedente. E la seconda notte non ci davamo spiegazione e oggi è la terza notte che ha fatto così. Quindi ora la prepariamo veloce, la portiamo dal pediatra d'urgenza, sperando di capire che cosa ha la piccolina. Quindi corriamo, interrompiamo la Laura che sta facendo la pappa e andiamo subito dalla pediatra, vero amore? Prima ancora però sentiamo da lei dove hai male. Dov'è che hai male, amore? La testa è qua. Allora, qua un brufolino. Lei in realtà gli fa male la gola, gli fa tanto male la testa. Brufolino. E anche il brufolino. Il brufolino è un extra che gli è venuto. È piccolo però. È piccolo però. Ah, e soprattutto ha tanto muco, che però passerà. Abbraccio papà lo stesso. Lei si è appena finita di fare la doccia, è calda con la coperta riscaldante. E ora ci vestiamo per andare dal pediatra d'urgenza, perché dobbiamo correre, perché abbiamo preso appuntamento al di là di tutto. Quindi vogliamo. Ebbene sì, leoncini, io devo interrompere di far da mangiare perché dobbiamo correre tutti e tre dal pediatra. E sono anche tanto stanca. Questa notte Aurora non ci ha fatto dormire, né a me né a Mike, perché stava tanto male, aveva tanta febbre, raffreddore, tosse. E quindi mi ha fatto, come si dice, la notte in bianco. Cambio di programmi, visto che abbiamo fatto veloce, ci siamo cambiati veloce, mangiamo anche un boccone al volo e poi corriamo dalla dottoressa, che sacco vuoto non sta in piedi. Ti piace? È buona la pappa? Senta piano questa pappa, grazie Laura. Amore, con il nasino tutto tappato. È tanto buona questa pasta, là, questo riso, Laura. Sembra francese. Dai, dai, facciamo veloce. Mangiamo questa super pappona che poi dobbiamo volare. Ci siamo. Saliamo in macchina e corriamo subito dalla pediatra. Ovviamente poteva lasciare a casa il suo piccolo Bau? No. Come stai? Amore, tutto il mucchetto. Dai che adesso andiamo dalla dottoressa. Continua a soffiare il naso. Andiamo dalla dottoressa adesso, Poteva o non poteva papà Mike far benzina quando siamo in ritardo? Certo! Perché noi siamo sempre in ritardo. Papà, schiva, ti fa male. Sto arrivando, leoncini. Non era previsto questo super imprevisto. Mannaggia. Sono davvero preoccupato per Aurora io questa volta. Speriamo non abbia una bronchite o qualcosa del genere, perché altrimenti la guarigione è bella lunga. Maledetta scuola! Siamo ripartiti. Comunque, dicevo, maledetta scuola, solo per il fatto che Aurora quest'anno ha preso tutte le influenze possibili a scuola. Mannaggia l'asilo. Ovviamente il primo anno è così, però vabbè, speriamo che nei prossimi anni vada un pochino meglio. Corriamo dal pediatra adesso. Auri, resisti, Sì, veloce, sto tanto male, papà. Quanta tosse, Auri! Siamo quasi arrivati. Il pediatra è in fondo di là. Noi abbiamo parcheggiato la macchina e ora andiamo. Ci chiudiamo bene, che sennò prendiamo l'influenza. Auri è in passeggino e ora partiamo. Speriamo non stia male la piccola Auri. No, dai, speriamo niente di grave. Cioè, alla fine magari è solo un po' di tosse, un po' di influenza. Speriamo. Io devo andare al dottore perché sto tanto male. Stai tanto male. Dai che siamo quasi arrivati. Dai, pronta? Partenza. Vai, vai piccola Auri. Destinazione dottore dovrebbe essere là in fondo, perché hanno cambiato la sede. Sì, come vi stavo dicendo, hanno cambiato la sede del dottore, quindi non è più quella di una volta. Una volta era qua praticamente. Speriamo di trovarlo. Speriamo vada tutto bene. Ho un'ansia pazzesca, ragazzi, davvero tanta ansia. Speriamo non abbia niente di che. Ho proprio paura che abbia la bronchite. Speriamo di no. Dobbiamo arrivare al numero 93, ragazzi. Penso che sia 83, quello là.
Ah, 91. Oh, Laura, ce l'abbiamo qua davanti, siamo arrivati. Questo. Siamo arrivati dalla pediatra. Aspetta, vediamo. Ottimo, ci ha appena risposto la dottoressa che dobbiamo attendere un attimino fuori perché sta facendo un tampone dello streptococco a un bambino. Non è il massimo, quindi noi stiamo fuori tranquillamente 2 minuti. Mascherina, mascherina. Ce l'ho la mascherina, io ce l'ho. Aurora non deve metterla e siamo a posto. Siamo qua al passeggino. Stai in braccio con papà, stai in braccio con papà. Ragazzi, ci vediamo tra poco. Ciao. Fatto. Andata. Adesso ci mettiamo tranquilli e vi raccontiamo tutto. Mi raccomando, ragazzi, state belli attivi che vi raccontiamo tutto quello che ha Aurora. Piuncini, tutto ok? Il dottore gli ha fatto la visita. E com'è andata? Bene. Ha detto che cos'hai? Ha detto solo che ho tanta suenzia. Io li saluto che sono male la testa. Fa male tanto qua. Sì, Leoncini, ci teneva tantissimo a spiegarvelo lei, però adesso ve lo spieghiamo tranquillamente noi. Allora, Aurora non ha niente di preoccupante. Praticamente l'ha visitata qua, gli ha fatto fare il respiro. E poi l'ha visitata qua con sempre la treff. Gli ha fatto fare un altro respiro, poi gli ha fatto fare... E gli ha controllato in gola e poi alla fine gli ha controllato pure le orecchie. Tutto ok. È solo una grande influenza. Sì, Mike, hai detto tutto, ma manca un piccolo dettaglio. Cosa manca? Cosa ci ha detto di prendere la dottoressa? Quello per il naso che non mi ricordo il nome. Mi sono dimenticato. Ma dai! Dai, papà, ricordati! Papà, devi ricordarti cosa ci ha detto. Dobbiamo andare in farmacia a prendere... i lavaggi nasali, lì come si dice, dovrebbe chiamarsi così. E poi abbiamo anche chiesto per delle vitamine in più da Aurora, ma ci ha detto non servono a nulla, quindi prendiamo solo i lavaggi nasali. Papà, dai, andiamo alla macchina, io vedo i bimbi. Su, Laura, pigliami. Esatto, andiamo, pipì. Ti hai detto di spingerla, ti hai detto di spingerla. Io me ne vado via con lei, ti lasciamo qua da solo. Va bene, ciao. Dove pensano di andare senza... queste, le chiavi della macchina. Sto arrivando, con calma. Mannaggia, sembra che mi fanno corsa. Mi fanno andare in tilt, non so neanche più dire le parole, mi fanno andare in tilt completamente. Comunque, sono felice perché la mia bambina non ha niente di grave. E vai, Leoncini, Aurora tornerà più carica che mai. La vera domanda è, papà Mike avrà preso la multa? Ma speriamo di no, la macchina è là, dai. Sì, ma lui ha voluto far veloce per andare al pediatra da Aurora e ha lasciato la macchina senza mettere il bigliettino. Quindi adesso andiamo a vedere se ci sarà la multa o no. Con la fortuna che ho l'ho presa. Io non vedo niente per adesso. Il problema è che te la mettono piccola piccola. Corro. Corri. Corro. Corri. Corro. Corri. L'hai presa? No, non l'ho presa. Andiamo in farmacia. Mannaggia, papà, ti prendi la multa? Ridevo. Come? Scusa, Auri, se io prendevo la multa tu ridevi. Guarda che papà spende soldini se prende la multa, mannaggia. Guarda la mia manina, c'è un puntino arancione. Chi è stato? La Laura. La Laura? No, non è vero, sono stata io, è stata Aurora. Aurora? È stata la Laura. Ti stai riprendendo, Auri, o sbaglio? No, è stata la Laura. Chi è stata delle due? Laura. Aurora o Laura? No, Aurora. Aurora. No, Laura. Calmiamoci. Sono stata io, ok? Sono stata io. Allora, mi mettete d'accordo, mi fate andare fuori di testa. Sono stata io, sono stata io. Chi è stato? Sono stata io. C'è un piccolo problema. Forse due. Qual è? Uno. Sì, buonanotte Aurora, buonanotte. Sì, è stato bello parlare con te in questo viaggio. È molto, molto bello, molto... Sei molto silenziosa quest'oggi. E poi ce n'è un altro di problema. Posso dirlo io quello? Sì, dai, te lo faccio dire a te. Noi siamo arrivati davanti alla farmacia. Infatti siamo in farmacia. Però... ci sono le grate. È chiusa.
perché siamo dovuti andare dalla pediatra in orario di pranzo e quindi dobbiamo un attimino attendere che apra la farmacia. Però è che manca un'ora e mezza, quindi direi, Lauretta, che possiamo andare a casa momentaneamente, no? Torniamo fra poco, andiamo a casa, mintiamo un'ora a dormire e poi torniamo a prendere subito i medicinali ad Auri. C'è papà, c'è papà, c'è papà. Adesso cerchiamo di tornare a casa e mettere la piccola Auri un pochino a dormire, almeno si recupera un pochino le forze. Poi subito dopo, ragazzi, venite con noi che andiamo a prendere tutte le medicine. Intanto pensiamo alla piccola Auri. Dai, andiamo amore, andiamo a casetta. Quanto sta bene, faccio un po' nanna. Sì, 2 secondi fa eravamo fuori, stava dormendo. 1 secondo dopo è entrata in casa. Deve ancora levarsi il giubbotto, perché lasciamo che prenda un pochino la temperatura. E fa: devo fare merenda, papà, ho male. Ebbene sì, accontentiamola. Ma poi fai ancora nanna? Non fai più la nanna? Oppure sì? Faccio ancora nanna all'ultimo perché sto male. Io le voglio tanto bene all'ultimo. La mia bambina sta male. Amore, facciamo un po' di nanna, la lasciamo un attimino riposare e dopo, come vi ho già detto prima, venite con noi che andiamo a prendere tutte le medicine per lei. Ehi, 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 leoncini. Allora, Aurora è rimasta a casa a fare un pisoletto con la Laura perché è proprio senza energie, mentre io, come vedete, sono venuto in farmacia. Ora devo andare a prendere dentro tutto il necessario, quindi l'acqua fisiologica e la tachipirina, che è quasi finita perché ormai sono un po' di giorni che la piccolina ha la febbre. Vado dentro, esco fuori, vi mostro il tutto e poi sento la Laura come sta Auri. Arrivo, così vi aggiorno. Eccomi qua. Allora, ho preso tachipirina e questo che serve per i risciacqui. Quello della farmacia mi ha detto che ora deve essere messa laterale e spruzzata. Sarà drastico. Leoncini, noi vi salutiamo qua. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Speriamo che nel video di domani Aurora stia un po' meglio, non lo so. Ciao! Aurora! Buongiorno! È mattina e bisogna andare a scuola! Ciao piccolina! Laura, non voglio andare a scuola perché io non sto tanto bene. Mannaggia Aurora, sei sempre così. Quando tu non vuoi andare a scuola casualmente non stai mai bene. Però bisogna andarci. Laura, per favore, 5 minuti perché le fa male a testa e mi da vomitare. Va bene amore, altri 5 minuti. Intanto vado a prepararti i vestiti. Okay, che pazienza che ci vuole con questi bambini. Cosa posso mettergli? Perfetto, i vestiti sono pronti e sono passati già 5 minuti, quindi vado a richiamare la piccola Auri. Aurora, svegliati! Laura, però io non voglio andare a scuola, sto tanto male. Come facciamo, Auri? Dai, che sennò arriviamo in ritardo! Sto troppo male, fa male la testa! Buongiorno! Sveglia! Aurora, sveglia! Bisogna andare a scuola! Così non migliorerai di certo la situazione. E che ne sapevo io che avevo male la testa, Aurora? Come mai hai male alla testa, Aurora? Sei andata a letto tardi ieri sera, ammetti. Hai guardato questa TV maledetta, questa TV fino a maledetta, fino a tardi, ammettilo. No, papà, non ho fatto niente. Io sono svegliata perché gli faceva male la testa. Però non suonare perché sennò mi fa male la testa. Mai, che non c'entra la televisione. Aurora si è svegliata questa mattina e aveva già tanto male la testa. Dai, Auri, vieni. Andiamo un pochino in divano. Ti lascio ancora un po' col pigiama. Oh, e intanto mi cambio io. Che freddo! Forse sono presa di influenza. Tanto non ci devo fare la colazione. Qualcosa di Aurora non mi convince. Secondo me sta mentendo. Fammi parlare con la Laura. Laura! Ah, così fa molto meglio. Laura! Dimmi, Mike! Ti spiego subito! Allora, secondo me, parlo piano, altrimenti mi sento... Aurora, oggi sicuramente a scuola doveva fare qualcosa di cui non è preparata.
e quindi vuole rimanere a casa. Non sta veramente male, Laura. All'inizio l'ho pensato anche io, però davvero si è svegliata con un gran mal di testa, quindi poveretta, magari sta davvero tanto male. È impossibile! Fino a ieri sera saltava come una cavalletta e oggi sta improvvisamente male. Ci sta nascondendo qualcosa. Fidati di papà Mike, ora attualizziamo un mio piano e vedremo subito se Laura sta male o sta bene. Mike, niente cose strane come al solito, mi raccomando, ti prego. Come farà a non cadere in tentazione? Oh, sapete cosa vi dico, leoncini? Questa volta la frega, papà Mike è più intelligente di Aurora. Aurora, guarda cosa c'è. Che uomo strano. Perché non risponde? Aurora, dai che c'è la bicicletta. Non mi risponde, fa prenderla. Aurora, Aurora, dai, andiamo in bicicletta! Papà, non posso andare in bicicletta, sono ancora in pigiama! Non importa, non importa se sei in pigiama, dai, papà, andiamo! Papà, ho le scarpe! Ce le ho io, non papà, ti preoccupare! Ti metterò! Sì, te le metto io! Ho tanto male! Secondo me, sta facendo l'attrice! Però con papà Mike, non funziona! Io non posso intervenire, che devo fare? Però, secondo me, Aurora sta davvero tanto male questa volta. Non sta mentendo, ne sono sicura. Ecco fatto, dai Aurora, andiamo in bicicletta. Papà, sto tanto male. Ah, sì, guarda che c'è la bicicletta fuori, vieni con me, dai. Vabbè. Quanto freddo, leoncini. Dai Aurora, su in bicicletta. Papà. Sapevo, dai su. No, come non hai le forze? Non ce la fai ad andare avanti! C'è un piccolo problema. La bicicletta è il gioco preferito di Aurora. Non mi sarei mai aspettato che lei mi dicesse: papà, non riesco ad andare avanti, non ho le forze. Devo trovare un'alternativa, qualcos'altro in cui posso fregarla. Ce l'ho! Papà, aiutami, non posso andare in bicicletta. E ta-da! Hai visto, Aurora? Hai visto? Sapevo che tenevo le forze. Dai che andiamo a scuola allora. Lo sapevo! Che succede, Auri? Come dobbiamo vomitare? Andiamo dentro. Vai dentro, arrivo. Penso che questa volta non stia scherzando. Aurora, sei veramente ammalata. Vai, Auri. Oh, Mike, corri! Auri, tutto bene? Vieni con me. Andiamo a svegliarci sul divano. Non stavi davvero bene. Maledetti gradini. Povera piccola. Mike, Aurora sta davvero male. Dobbiamo fare qualcosa. Togli le scarpe. O così, ok. La pancina coperta prima che ti viene anche un grosso mal di pancia. Ci manca solo quello. No, mamma, non la può vomitare. Lo so, mi sento un pochino in colpa. Papà, sai, all'inizio non ti credeva, però forse per una volta stai veramente male. Che possiamo fare, Aurora? Papà ti fa un bel spettacolo di magia in modo da rallegrarti, va bene? Guarda che ti faccio. Vabbè, Aurora, che devo dirti? Guardiamoci questo spettacolo di magia di papà Mike. Andiamo insieme a me. State pronti a vedere la super magia di papà Mike? Allora, Aurora, guarda che ti tira sul papà di volare. Giocoliere! Non fa per me. Però ti ha fatto ridere, vero? No, papà, non mi hai fatto ridere nemmeno un pochino. Beh, diciamo che ci hai provato. Il tuo impegno ce l'hai messo e io lo apprezzo. Però qualcuno non ha provato quello che hai fatto. Devi cambiare idea. Leoncini, vedere Aurora così triste non mi fa tanto strano, di solito è sempre super felice. Quindi aiutateci a renderla felice, iscrivetevi al canale, lasciateci un super commento e tantissimi mi piace. Magari riusciamo tutti insieme a tirarla un po' su di morale. Auri, ci fai un sorriso? Non ce la faccio, papà, voglio andare un po' a letto. Sto tanto male, veramente.
E poi tanto male la gola. Aurora, eccoci qua. Aspetta un attimino, ferma piccolina, che tiriamo giù le coperte. E oggi si fa tutta la giornata a nanna, va bene? Sì, papà, però sai com'è qua, perché ho tanta paura. E vorrei vomitare. No, tranquilla, Auri. Papà annulla qualsiasi impegno di lavoro oggi e sta tutto il giorno con te. Guarda, adesso ti metto qua sotto le coperte e chiediamo alla Laura di portarci una medicina, perché sai che ora dobbiamo prendere una medicina. No, non voglio medicina, non mi piace. Eccomi qua, sono qua accanto a te. Lauretta, ci fai un piacere? Ci puoi portare lo spray per la gola? Così magari gli passa il prima possibile. Io so che a te non piace lo spray per la gola, però tutti i bambini bravi e forti... Mi aiutate, milioncini, cosa devo dirgli? E tutti i bambini che vogliono crescere, star bene, devono prendere le medicine, perché se non prendono le medicine non guariscono, giusto? Quindi lo prendiamo lo spray per la gola? No. Dai, allora, se prendi lo spray per la gola, papà ti promette che ti racconto una fiaba. Ti racconto una fiaba con tutti i nostri amici che ci stanno guardando il libro. Allora prendo la medicina. La medicina. Va bene. Laura, dai, prima che cambi idea. Aurora, mamma mia, che emozione che sei! Sempre la solita! Bau, sei buono, sei vicino a me. Aurora, lasciami stare, che poi mi fai la malata anche a me! No, e non dire quelle cose. Sì, Mike, spray della gola. Dove cavolo l'ho messo io l'altra volta quando Mike stava male? Spray della gola. No, non credo sia qua. È in camera da letto, mannaggia. Spray della gola. Arriva, non vi preoccupate. Cadono medicine. La spigolatura. È questo, questo. Arriva. Eccomi, Aurora. È buonissimo questo spray. Sa di arancia e limone, credo. No, voglio che lo mette papà. Io? Va bene, Aurora, proviamo. Non l'ho mai usato, perché so di solito me. Quando papà sta male, ti lo mette la Laura, perché papà è molto fifone. Quindi stai tranquilla, non piangere, sai che ti brucerà un pochino. Adesso lo mettiamo. Allora, Auri, non avere paura. Va bene, ti viene da ridere, lo so. Allora, questo è la spigola, è quello per i bambini, quindi è perfetto, dai 3 anni in su. Ok, tu quanti anni hai? Quanti sono questi qua? 1, 2, 3, 4. 4 anni, ok, quindi adesso fai via fuori la lingua. Fai bravo. Più forte, tipo così, Auri, guarda. Perfetta, ferma. No, tira fuori la Aurora la lingua. Fuori la lingua, Aurora. Chiudi gli occhi perché tu guardi, no? Fuori la lingua. Aurora, deve stare fuori la lingua. Aurora, fuori la lingua. Fuori la lingua. Auri, fuori la lingua. Chiudi gli occhi. Ok, uno. Devo farne 2 almeno. Almeno 2, amore. Su in piedi. Io non so male. Amore, non è che ti fa male. Allora, questo qua, quando va in gola... Ok? Passa tutto dopo. Ok. Guarda, vuoi che dopo se papà sta male lo fa anche lui. Dai, l'ultimo, amore. Chiudi gli occhi, apri fuori la lingua. Ok, fatto. Brava, piccolina, brava. È stata bravissima. E anche lo spray della gola è andato. Mike, mi raccomando, tu leggigli una favola e poi cerca di farla dormire. Leoncini, ora vi spiego tutto. Ho voluto chiudere la porta così almeno Aurora non mi sente per quello che vi sto per dire. Ora devo chiamare assolutamente la pediatra di Aurora. Secondo me papà Mike ha le placche in gola. L'abbiamo visto stamattina e ha tanta febbre alta. Così almeno gli prescrive qualche medicina. Sì, pronto, dottoressa. La chiamo per Aurora. Lo so, c'è in giro tanta influenza. E guarda caso, Aurora è malata. Ok, quindi solo lo spray per la gola attualmente. E tenegli misurata la febbre. Perfetto, grazie mille. Scusi se l'ho disturbata, spero di non chiamarla più per queste cose. Arrivederci. Che non mangiavano nemmeno un fiore da giorni. La volpe, seguendo una... nel bosco, con gli alberi infettati... continuò a vedere un sacco di cose divertenti finché vuoi
urli così. La favola. Dove sei andata, Aurora? Ero andata in bagno perché gli scappava la cacca e sono pulita da sola. Ci sei pulita da sola? Ah, va bene, Aurora, allora, papà mi ha preso il sonno con la fiaba. Aspetta che vado a fare anche la pipì, tu continua a stare sotto le coperte, allora. Ok. Mettiti sotto le coperte. Dai, continua a dormire, che così prendi energie e diventi bella forte come papà. Oh, fammi fare la pipì. Aurora! Hai fatto la cacca fuori! C'è tutto il bagno sporco di cacca! Che schifo! Oh, oh, papà, visto che ho fatto la cacca in bagno, che non ho fatto niente in bagno, ho fatto fuori battere. Questo è papà Mike che urla. Penso che Aurora abbia combinato qualcosa delle sue. Leoncini, mi raccomando, iscrivetevi subito al nostro canale, attivate la campanellina per non perdere nessun video e mettete tantissimi mi piace. Io vado a controllare cosa è successo. Dove sono finiti? Ha! No, non ci sono. Se li becco, li prendo all'istante con questo pallone. Ciao Leoncini, se vi state chiedendo cosa stiamo facendo, stiamo giocando a palla avvelenata. Ma questa volta la persona cattiva del gioco sarò io, che dovrò colpire con questa palla papà Mike e Aurora. Ovviamente dalla mia parte c'è Bau. Ciao ragazzi, come state? Mi fa un po' male la gola, però sto migliorando. Sì, ha preso un po' di freddo in questi giorni, ma non importa, Bau. L'importante è che io e te giochiamo in coppia. Guarda che quei due sono molto furbi, sicuramente si sono nascosti. Sì, Bau, è proprio questo il problema. Dobbiamo andare a cercarli immediatamente. Ah, dove si sono cacciati? Auri, dobbiamo stare attenti che non arrivi la Laura e ci colpisca. Quindi, se la vede distante... Eh sì, ma sai che se ci colpisce ci elimina. Fai piano però, Quest'oggi, io te lo dico, siamo in squadra io e te. Ma io sono abituato a stare in squadra con Bau. Di solito perdo sempre, quindi con te non voglio perdere. Anche io perdo sempre. In realtà tu vinci sempre con la Laura, perché voi due secondo me imbrogli, vero, di solito con la Laura? Lo sapevo. Questa è la bocca della verità. Brava, Auri. Così mi piace, di sempre la verità, papà. Con papà ci puoi imbrogliare, basta vincere, ok? Ok. Ok, fare fatto. Tu adesso vai di là, vai verso la Laura e ti fai, sono qua. Ti fai colpire e io intanto mi nascondo così poi vinco, ok? Va bene? Papà, ti stai boiando? Però non devo vincere, devo perdere. No, semmai devi vincere. Comunque sì, stavo cercando di imbrogliarti, Auri, però stai tranquilla. Ascoltami, vieni qua allora, facciamo un giro per di qua. Penso stia arrivando. È pieno di zanzare! Ah, papà, ci sono le zanzare! Mi stanno prendendo tutto, guarda qua! Anche a me stanno pungendo le zanzare, però dobbiamo trovare un nascondiglio, devo cercare di entrare dentro la siepe. Secondo te mi vedono? Sì, papà, ti vedono. Cambiamo posto, se no si vede la Laura. Papà, vieni! Andiamo, vai! Parliamo! Però, fa fuoco. Parla piano, Auri. Bau, ti devo appoggiare perché te mi rallenti e basta. Andiamo, mettiamoci, mettiamo. Ok, non ti preoccupare, io vado a vincere intanto. Ah, ovviamente, se vedi che passano di qua, urla, così io ti sento e corro. Ora andiamo a prendere quei due. No, non ci sono. Adesso perché ho capito che devo fare. Shhh, anche tu fai come faccio io, Auri. Da piccolo ero un grande ninja. Oh, la schiena. Oh. Auri, vieni qua. Ma cosa fai? Vieni qua veloce. Shhh, ascoltiti. Auri, stanno male. Ho capito che stanno pungendo, soffri un attimino in silenzio. È pieno di zanzare.
Mercury qua dietro non ci può vedere. Siamo troppo ben nascosti. Mannaggia! È pieno di zanzare, Auri! Anzi, facciamo una cosa. Mi metto dall'altra parte, così li prendo da dietro e loro non mi vedranno. Andiamo da questa parte. Ci siamo quasi! Sicuramente sono nascosti dietro la piscina, perché non sono molto bravi loro nel nascondiglio. E poi mi immagino già la mia vittoria, Laura, vincitrice della sfida contro Papà Mike e Aurora. Sì, perché loro non sanno giocare, io sono perfetta in questi giochi. Andiamo. Dove posso nascondermi? Sicuramente non mi vedranno! Laura, silenzio! Potrebbero sentirti! No, usiamolo come scudo! Dietro la piscina! Facciamo una cosa. Vado a prendermi. Allora, ci siamo. Mi preparo. Uno, due, tre ed esco. Prima devo colpire Papà Mai, perché è più veloce rispetto a Aurora. E quindi se non lo prendo subito corre via e ovviamente io perdo. Quindi non posso permettermi questo. Subito dopo colpirò la piccola Aurora, perché lei è piccolina ed è anche ingenua e non se l'aspetterà. Siete pronti, dolcini, a vedere? Voilà! Ma non ci sono. Uffa, però ero così convinta che fossero qua. L'abbiamo fregata. Vieni che adesso andiamo dentro e lei continua a cercare in giardino. Ha detto che c'è Paola. È vero, Auri. Come facciamo ad andare? Ascoltami, ho un'idea. Allora, non ci nascondiamo in casa. Andiamo a nasconderci in garage, vuoi? Là, la Laura non ci troverà mai, così noi potremo vincere la sfida. Sì, papà. Andiamo, vai, Auri, vai avanti te. Tutte le zanzare! Anche a me, Auri! Non abbiamo tempo adesso di lamentarci. Per due zanzare io non vado a perdere. Devo far piano. Oh, Laura, smettimi! Abbiamo fregato Laura! Sì. Ma come si fa? Io non riesco, sono troppo bassa! Auri, non so che sei bassa, arrivo! Questa è la macchinetta di Laura. Adesso che non c'è, lei critica sempre la mia macchinetta, quindi... Tanto non verrà mai a saperlo. Siamo sicuri che questi due si sono nascosti in giardino? Perché... Vediamo qua, ma no, ma si vedrebbero, soprattutto Papà Mike, perché è ciccione. Secondo me... si sono nascosti dentro la casa, quindi venite con me, andiamo. Secondo me sono sotto il letto di Aurora. Di Aurora, correte! Dove siete? Vi ho beccati! Sono in casa insieme a voi! Dai, apri, apri! Ma io non arrivo! Mannaggia, guarda, guarda! Io sono troppo bassa! Io sono troppo alto, guarda! L'avevo già lasciato aperto perché ce l'aveva già come piano B. Dai, Auri, tira su, almeno tira su, fai tirare su. Brava, dai, su. Ah, guarda che profumo. Che ci voleva, Auri? Nascondiamoci. Sì. Meglio accendere una luce. Non c'è niente. Oh, un pochino meglio. Qua dentro fa di bombo? Noi non veniamo tanto in garage, ragazzini. Infatti... Anzi, perché non vediamo tanto in garage? Penso che ci saranno un po' di bestioline strane. Dai, papà, 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 papà! Dimmi pure. Ora controllerò in qualsiasi stanza della casa. Ma
Secondo voi, in quale stanza si trovano? Scrivetecelo qua sotto nei commenti. Cucù! Ma non c'è nessuno! A proposito, lasciate stare tutto questo casino, perché sono i vestiti che dobbiamo regalare ai bimbi bisognosi e che a Aurora non vanno più bene, quindi lasciate perdere. Vieni con me, ho trovato un gioco bello, vieni. Aspetta, aspetta. Devo fare una cosa prima. Facciamo così. Così. E così. È pieno di zanzare. Papà, ho trovato il gioco delle simie. Pensiamo che la lampa ci cerca, noi giochiamo. Aurora! No, non c'è neanche qua. Passiamo nella prossima stanza. Neanche qua ci sono. Andiamo a vedere di qua. Mannaggia, non ci ho azzeccato neanche questa volta. Però, se non sono in giardino e non sono in casa, o sono nascosti in macchina, ma è impossibile perché la macchina di papà Mike non è neanche qua vicino. Sono in garage! Andiamo a vedere. Voglio vedere se funziona. Prima devo attaccare questo qui. Allora, pensi sempre a giocare, mannaggia. Dai, fammi vedere come funziona, sbrigati. Vabbè, non importa, fammi vedere come devo fare con le scimmie, che devo mangiarle. No, no! Ah, l'avevo già mangiato, ok? Non la mangio. Ma devi mettere questi qui. Ah, devo mettere questi qui. Che bel gioco, Giuncini. A me non piace tanto questo gioco. Ah, mi prude tutto, aiutami, aiutami. Anche a me prude la faccia, però non mi sto lamentando così tanto come te. Penso siamo finiti in un posto pieno di zanzare. Ho guardato in tutta la casa e non li ho minimamente trovati. A proposito, guardate che bella la mia macchinetta. Guai a chi me la tocca, perché ci tengo tantissimo io. Ora però, a parte tutti questi dettagli della mia macchina, devo assolutamente cercare papà Mike e Aurora. Venite. Secondo me si nascondono qua dentro. Ragazzi, è sulle braccia! Laura, forse dobbiamo cambiare gioco. Qualcosa ci ha punto, qualche zanzara penso ci abbia punto. Ci sta grattando tutto. Papà, non ti trovate più, aiuto, aiuto, papà, mi prego, non ti sta zanzare. Dillo a me, mi sento la faccia esplodere, Laura, aiutaci. Ma Aurora, perché non hai avvisato subito il papà che ti prudeva tutto il corpo? Così magari ti avrebbe portato in casa e ti avrebbe messo una crema. Io l'ho detto papà, però non mi ha ascoltato. Ecco, lo sapevo, alla fine è sempre colpa mia. Volevo dire solo una cosa in mia difesa. Questa volta mi hanno punto anche a me. Ah, Laura, penso che dobbiamo metterci qualche pomatina. Però anche te, papà Mike, com'è possibile che se una bambina ti dice che gli pruda tutto il corpo non la guardi? Non vedi che ha tutti i puntini in faccia? Ah, siete sempre i soliti! Non si può mai fare un gioco tranquillo e divertente che succede sempre qualcosa! Dai, alzatevi e andiamo in casa, così vi posso sistemare un po' la faccia! Dai, forza, forza! Leoncini, io vi devo abbandonare perché devo andare a prendermi cura di questi due. Prima o poi io papà Mike lo uccido, perché io non ce la posso fare. Ogni santa volta a lui succede qualcosa, ovviamente insieme ad Aurora. Voi mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina per non perdere nessun video. Ciao! Ciao! Ecco, sapevo che era sempre colpa mia. Forza, forza! Usciranno i nostri amici. 1. Quello di destra. 2. Quello centrale. 3. Quello di sinistra. E voi, leoncini, avete indovinato da che parte siamo usciti? Siamo sempre più furbi. Ciao, leoncini! Oggi è Pasqua! Buona Pasqua
a tutti! Sì, 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 sì! Buona Pasqua a tutti! Ci siamo anche noi, Bau e Mike! Ah, ma non è Pasqua senza l'uovo, ragazzi, quindi sapete cosa vi dico? Voi state ferme qua, che io e Bau ora veniamo con una super sorpresa gigante che non avete minimamente idea. Oh, Laura, papà, sembra che ci porta le uova. Sì, è vero, Aurora. Speriamo che il papà ci porti le uova di Pasqua. Tutte quelle cioccolatose. Sì, io vorrei proprio scartare tutte le mie uova di Pasqua seduta su questa bellissima erba verde. E poi magari guardare anche il regalino che c'è dentro e mangiarmi tutte le uova di Pasqua. Ah, ma Leoncini, mi stavo dimenticando di chiederlo a voi. Avete aperto le uova di Pasqua? E soprattutto, se le avete aperte, cosa avete trovato all'interno? Sento le scommenti. Dai, vado a prendervi tutte le vostre uova. Però fermi qua e non guardate, perché se vi vedo sbirciare, prendo le uova, le sciolgo e me le mangio tutte da solo. Manca solo un piccolo dettaglio, Aurora. Sì, manca il tappeto. Brava, il tappeto magico delle Barbie. Magico, le Barbie, che quello di uova è magichissimo. Magichissimo, andiamo a prenderlo. Dai, andiamo. Andiamo con Barbie. Vai, corriamo. Gioco anch'io con voi, ragazzi! No. Dai, fammi fare me! Fammi fare me! Ma come non posso? Perché non posso io? Perché hai fatto una cosa brutta. E cosa ho fatto? Scusami! Non potevi andare! Adesso non ci vai! No, no! Vado a prendere le uova, ho capito! Allora, andiamo a posto! Sì, capitano, mettiamo a posto! Ma... c'è questo ventaccio che non mi permette di mettere il tappeto come voglio io. Aurora, aiutami! Aurora! Aiutami! Aiutami! Tu ridi, ridi, ridi. Io intanto mi arrabbio da sola. Oh! Porca miseria, aiutami! Aiutami! Grazie, grazie, Paolo. Grazie. Meno male che c'ho i miei due aiutanti. E che aiutanti! Ci sei, Auri? Sì. Brava. Brava, l'ho finito, guarda che bello. Lo so, Aura. Guardati sopra. Sì. Oh. Ci giochiamo. È proprio bello, Aurora. Scusa, mi hai sbagliato. Scusa. Oh, sto diventando vecchia. Ok, ci siamo. Aiuto. No, Aurora. Bau, devi aiutarci in qualche modo, Dai, papà Mike, ti stiamo aspettando, Leoncini, guardate qua quanta uova! Allora, però, fermi tutti. Non voglio mostrarvi nel dettaglio. Le guardiamo subito fuori con Auri, quindi le prendo tutte e vado da loro. Ragazze, guardate che cosa ho. Quante uova di Pasqua! Wow, papà, sono bellissime, dammele. Vieni, vieni che ci mettiamo qua io e te, allora, guarda. Ci sediamo qua, va bene? Allora, guarda. Oh, guarda quante, Auri! Manca solo che se le mangiamo tutte e facciamo un'indigestione qua, Mi prendo quello dei contro te. Sì, a te, amore, ho preso quello dei miei contro te. Ma ce ne sono tanti altri. Adesso ve li facciamo vedere tutti nel dettaglio. Scusate, ma potete chiamarmi? Guarda! Oh, Aurora! Questo è il mio amante! Aurora, mi fai male, mi stai schiacciando! Scusa, Bau, hai ragione anche tu, scusa. Aurora, dai, voglio aprire anche io una. Guarda, cosa ti prendo questa? Sì, io voglio anche... Sì, è bello questo! Ma è quello di Bau! Vabbè, scusami, allora, quale prendo io? Quello di Gardaland! Oh, voglio aprirle tutte! Dai, Aurora, iniziamo da te. Sì, va bene, apriamo prima. Te lo apro. Iniziamo prima dalle sue. Non è giusto, lo pensi anche tu. E
anch'io lo penso. Le uncini, in realtà, le uova le ho portate io. Dovrei essere io ad aprirle per primo, non Aurora. No, apro io. Ti aiuto io o ti aiuta la Laura? Che soddisfazione, Lauretta! Ha scelto Popozzo! No! No, non l'ha più. Sì! Ma non è giusto! Aurora, fai la linguaccia. Bebe! Sì, belle! Siamo elettrizzate! Pronta? Apro! Uno! Due! Tre! Oh, c'era un altro sigillo, l'ho sbagliato. Ok, ci siamo. Rifacciamo. Ci siamo, Aurora. Uno, due, tre. Bravo! Passiamo, dai. Sì, fallo vedere anche i leoncini com'è grosso questo uovo. Da 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 da. È buonissimo. Dai, prova a spaccarlo, Aurora. Vai, spaccalo. Vado io. Apro io. No, faccio io. Okay. Allora, se non ce la fai, guarda, devi fare con questo. Qua forte, va bene? Facciamo insieme. Tu prendi la manina di papà e schiacciamo forte? Sì. Pronta, facciamo così. Allora, tutti insieme, leoncini. Lo mettiamo proprio qua in alto, così. Glielo facciamo vedere bene, ok, Auri? Sì, ma pronta? Che è una sorpresa dentro. Oh, sì, ma non sappiamo che sorpresa sia. Secondo voi, che sorpresa c'è dentro? Scriveteselo sempre sotto nei commenti. Pronta, Auri? Metti la manina sopra quello di papà. Pronta? Uno, due, al tre devi schiacciare forte. E tre. La manina, Auri. Abbiamo fatto solo un piccolo buchetto. Ci riproviamo. Pronta? Vai di nuovo. Uno, due, tre. Ah, la manina, che dolore. Bacino. Però abbiamo aperto l'uovo, guardate. Che cos'è? Il petto. Ma no, cosa dici? No, ma perché c'erano le stelline uguali. Pensate, Aurora, cosa ha visto. Ha visto le stelline uguali a questo uovo. Però no, uguale a questo. Uguale a questo, amore. Ah, sì, Aurora, sono proprio uguali. Bellissimo, Aurora, apriamolo però, apriamo. Ma scusa, cosa stai mangiando? Il cioccolato stai mangiando? Bene, iniziamo bene, leoncini. Aurora, te l'avevo detto ancora prima, devi mangiare poco cioccolato. Ho mangiato tutto. Devi mangiarne poco, perché poi, leoncini, Aurora ha già aperto un uovo di Pasqua in anticipo. E se l'hai mangiato tutto, poi gli fa male il pancino. E se dopo ti fa male il pancino, cosa facciamo? Come boh, 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 boh. Leoncini, è proprio buono il cioccolato. Aurora, anche lei che non devi mangiarlo. Mangio anch'io un pezzettino però, dai. No. Buono. Fa tanto male il pancino, Leoncini. Io intanto apro il mio. Ti fa male il pancino. Come ti fa male il pancino? Ma dai. Io devo aprire il mio di Gardaland, perché io amo andare a Gardaland. Anche io amo. Lo ami, amore? Ma non sei mai andata a Gardaland? Cosa stai dicendo? Certo che sono andata a Gardaland, Laura. Se lo dici te, ti credo sulla parola. Pronti, leoncini? Andiamo l'altro. E una, e due, e tre. Wow. Sembra simile. Laura. A questo. Ho perso con il Gardaland. È questo quello di Gardaland. C'è dentro una sorpresa. Aurora, senti. Ma dov'è la mia poppera? È scappata, eccola. È qua. Me la apri? Adesso te la apro. Lauretta, vuoi che te lo apro anch'io di nuovo come prima con Aurora? Con la potenza mia e di Bau. Riusciamo ad aprire tutto. Ma è proprio buono. No, grazie Mike, lo apro da solo. Faccio da me. Pronti? Siamo pronti? Ok, io vado, Sempre la solita. Bau, nemmeno guardiamo quello che apri. Bau, ho detto nemmeno guardiamo quello che apri. Ah, il fuoco è venuto, però
Dai Mike, tu invece non fare così, dopo apri il tuo. Vieni qua insieme a noi, così guardate la sorpresa che ho dentro. Aurora, tu invece finiscila di mangiare. È proprio buono, Laura. Ok, ora vabbè, bando alle ciance, io vado. E uno, e due, e tre. Oh, ma è durissimo. Faccio così, ok? Uno, due, tre. Sì, si è aperto. Si è aperto, ma... Che cos'è sta cosa? Ma, Leoncini, ma che cos'è? Che cosa ha trovato Leoncini? Non riesco a vedere, non voglio far vedere che sto guardando. E poi vedrete, quando apro il mio, che non so nemmeno quale sia, non gli faccio nemmeno vedere che colore è l'uovo. E che cosa hai trovato? Laura, apriamolo insieme. Sì, adesso lo apriamo. Comunque, Mike, affari tuoi se non hai voluto guardare. Ora non te lo dico neanche cosa ho trovato. È un segreto. Dai, Auri. Comunque, Leoncini, è più bella la sua di sorpresa della mia. Vabbè, te la apro, Aurora. Oh! Mi sono fatta male i denti. Non fatelo a casa, mi raccomando. Io la cosa che ho creato. Ah, però va tanto bene il panchino. Ma mi sembra normale? Si sta divorando il cioccolato. Ma Aurora! Vabbè, dai, to, tieniti questa tua sorpresa. To, tienila. Io devo guardare bene che cosa c'è dentro nella mia. Allora, basta mangiare. Guarda che io da piccolina sono stata male perché mangiavo troppo cioccolato. Basta mangiare. Allora, ma non hai capito proprio niente, eh? Oh, bisogna sempre dirgli tutto. Basta mangiare cioccolato. Lauretta? Sì, Mike? C'è mica un uovo anche per me, per Bau? Magari anche uno a testa, sai? No, non avete le uova voi, no. Sì, sto scherzando, le avete! Ce le abbiamo, Bau, ce le abbiamo! Quali sono? No, wow, Leoncini è bellissimo! E poi due per Bau. Sì, bellissime, posso aprirle io? No, però... Vabbè, dai, aprite voi. Vabbè, sono vostri. Oh, ho mangiato troppo cioccolato, mi fa male il pancino. Ma come stai male, Aurora? Io l'avevo detto di non mangiare tutte quelle uova di cioccolato. Cioè, l'hai praticamente finito, Aurora. Ah, mi fa tanto male il pancino. Il pancino. Papà, per favore, fermati, mi fa male il pancino. Bau! No, Bau. Auri, aspetta un attimino che apriamo anche noi le nostre uova. Non è possibile. Oh, io ho quello di Fedez. E Bau ha quello dei Looney Tunes. Allora, innanzitutto, questo dallo a me, Aurora. Mike, qua la situazione è seria. Credo che Aurora abbia fatto un'indigestione dalle uova di cioccolato. Aurora, io te l'avevo detto di non mangiarne. Adesso cosa facciamo? E sei sempre la solita, non ascolti mai. Dai, Aurora, vieni qua. Oh. Mike, per favore, muoviti. Ma stavo aprendo le uova. Era l'unica. Arrivo. Cos'hai, Auri? Che cos'hai? Sì, devi muoverti, devi venire adesso perché la situazione è disastrosa. Aurora, lo so, dobbiamo andare in ospedale perché io quando ero piccola e avevo fatto l'indigestione, i miei genitori mi avevano portato in ospedale e mi avevano fatto una super puntura alla pancia. Muoviti, Mike, veloce. No, Aurora, oddio, guardate. Mike, muoviti. Ha perso il senso. Auri, stai con noi, Aurora. Mike, muoviti, dobbiamo andare in ospedale. Arrivo. Leoncini, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Noi ci vediamo domani in un prossimo video. Non so cosa fare. Ne succede sempre una. Arrivo, ho capito. Secondo voi me lo lasciano aprire l'uovo in ospedale? Non lo so. Vado, ciao. Pausa, sistema te tutto.